Ben ritrovati, care colleghe e cari colleghi, dopo la pausa estiva, una breve riflessione su un argomento che prevede una scadenza abbastanza ravvicinata al 30 settembre prossimo venturo, salvo proroga al 30 di novembre, ossia l'assegnazione agevolata dei beni a soci. Probabilmente un argomento del quale molto è stato scritto, anzi sicuramente molto è stato scritto, con dei punti che però meritano di essere ulteriormente approfonditi. Intanto vorrei ricordare che la prassi dell'Agenzia delle Entrate, quando parla di riserve da annullare per effetto dell'assegnazione, fa riferimento a quello che è il valore normale, e questa è un'impostazione non sbagliata in assoluto, ma in realtà è limitativa, perché l'aspetto fondamentale è che in presenza di assegnazione agevolata dei beni ai soci occorre che nel nostro bilancio siano presenti riserve in misura pari a coprire quello che è il valore contabile netto del bene oggetto di assegnazione. In ipotesi, l'immobile è stato acquistato a 100, ammortizzato per 30, il valore costo fiscalmente riconosciuto, comunque il valore residuo è 70, in bilancio devono essere presenti riserve per almeno 70. Non c'è neanche la priorità prevista dall'articolo 47 del TUIR per quanto riguarda l'utilizzo delle medesime, nel senso che il contribuente ha facoltà di scegliere se utilizzare riserve di capitali o riserve di utili. Fatta questa premessa, l'Agenzia delle Entrate ha sempre ritenuto, o meglio ha scritto nei vari documenti di prassi, che il valore da utilizzare è quello normale, ma in realtà questo non è assolutamente vero, poiché spetta ai soci, ovviamente compresi quelli che non sono destinatari del bene oggetto di assegnazione, stabilire qual è il valore da attribuire all'operazione stessa, che può essere il valore normale, il valore catastale, un valore intermedio fra il normale e il catastale o appunto il valore contabile netto, ossia valore dell'attivo, costo di acquisto meno fondo di ammortamento. Qualora si ipotizzasse di utilizzare quest'ultima, diciamo così, soluzione, è evidente che le riserve da annullare sono esattamente pari a questo differenziale, ossia costo di acquisto meno fondo di ammortamento. Fatta questa precisazione, dobbiamo anche precisare che sotto questo profilo c'è una posizione relativamente al caso in cui non vi siano riserve sufficienti per coprire il valore del bene assegnato, ossia la possibilità di accollo di eventuali passività. Ebbene, su questo punto il notariato ha una posizione abbastanza rigida. L'ultimo studio, il 46 del 2023, dice che sostanzialmente, pur richiamando questa possibilità, che questa non è esperibile, poiché le riserve devono essere preesistenti all'operazione di assegnazione dell'immobile. Però, tuttavia, questo darebbe spazio per fare un'altra riflessione. Se è vero che testualmente le riserve devono essere preesistenti all'assegnazione, è anche vero che se l'assegnazione avviene il 30 di settembre, io potrei effettuare, ad esempio, un versamento in conto capitale, supponiamo il 1 di settembre o 10 di settembre o comunque in data antecedente a quella che è l'effettuazione dell'operazione, e questo di fatto fa emergere una riserva perché la norma non fa espresso riferimento alla data dell'ultimo bilancio approvato. Quindi sotto questo profilo si ritiene, contrariamente a quello che ha sostenuto questo studio del notariato, che se mancano riserve sia possibile crearle, purché questo avvenga prima del 30 settembre 2023 o del 30/11 in ipotesi di proroga, e con questo poter colmare il differenziale che esiste fra il valore che esce dalla contabilità come attivo e le riserve eventualmente carenti che sono presenti in bilancio. Questi sono due punti sui quali vi invito a fare attenzione, fermo restando che naturalmente l'imposta sostitutiva da versare sarà sempre pari a quello che è il differenziale fra il valore normale, il valore catastale o il valore intermedio fra questi due e quello che risulta il costo fiscalmente rilevante, ossia differenza fra attivo e fondo di ammortamento. Vi ringrazio per l'attenzione.